Siamo al centro di recupero animali selvatici del Parco regionale Boschi di Carrega, che afferisce all'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale. Questo centro di recupero è anche centro referenza lupo per la provincia di Parma ed è specializzato nel recupero di mammiferi, anche ovviamente di lupi feriti. Parlo piano perché alle mie spalle, qui dentro, c'è Pippo, il cucciolo di lupo che abbiamo recuperato il 9 settembre nel Parco Nazionale. Il cucciolo ci è stato in realtà segnalato da un cacciatore e da alcuni passanti che lo vedevano praticamente barcollante, morente in un campo vicino ad una strada. Quando siamo intervenuti, effettivamente il cucciolo era completamente privo di pelo a causa della rogna e fortissimamente denutrito e disidratato. Lo abbiamo quindi catturato, portato in questo centro di recupero, dove gli sono state prestate tutte le cure per risolvere il suo problema di rogna e ovviamente rimetterlo in condizioni per essere poi liberato. Siamo nell'ambulatorio del CRAS, i veterinari hanno addormentato il cucciolo e adesso Gigi sta prendendo le misure per mettergli il collare che ci permetterà di monitorarlo nei prossimi giorni. È un collare speciale perché lo abbiamo costruito artigianalmente in modo che possa staccarsi nell'arco di un paio di settimane, 20 giorni al massimo. Questo è il luogo in cui rilasciamo Pippo. Si tratta di un sito di rilascio molto vicino alla zona in cui è stato recuperato. Nei giorni scorsi abbiamo effettuato un monitoraggio per rilevare eventuali segni di presenza del branco ed effettivamente abbiamo trovato impronte, escrementi, abbiamo ottenuto una risposta attraverso il wolf howling, quindi ci auspichiamo che il cucciolo faccia ritorno appunto nel suo branco di origine. Per accertare questo ritorno useremo la strumentazione VHF, il collare che gli è stato applicato e che ci permetterà per circa una ventina di giorni di seguirlo su campo.